Passiamo all'altro prodotto. Vediamo, è una sorpresa anche per me. Ma questo proprio qui veramente è un prodotto che a me tocca, a me tocca. Questo è, signori, qui stiamo parlando di cacciatore pum pum. Cacciatore pum pum. È un prodotto che mi fa... Cacciatore? Pum pum è il cognome. Così. Cacciatore pum pum. Quindi, signori, è chiaro che avere il cacciatore... Il cacciatore va sempre in cerca della preda. Quindi io ho detto tutto, qui mi riferisco chiaramente alle signore, alle single, a quelle che ci stanno seguendo da casa, che sono signorine, che non riescono a trovare un fidanzato, un marito. Un marito. E beh, certo. Marito. E beh, se tu ti porti in casa un cacciatore, è evidente che sei già a metà dell'opera. C'è più possibilità, sì. In effetti. Signori, guardatelo. Cioè, questo è anche un bel cacciatore, è un bel cacciatore, perché guardate la mano qua, ecco, guardate questa manina qua. Cosa può significare questa manina qua? Lei lo sa, perché no, io so che lei non lo ne sa. Ho idea, sinceramente. La manina qua così. Cosa può significare? Ah, è la posa? Ah, è la posa da cacciatore. Sono cacciatore. Pum, pum, pum. Bellissimo, perché questo può essere utilizzato anche per allietare le vostre serate. Quando c'è in compagnia, ovviamente c'è sempre bisogno di qualcuno che canti, qualcuno che intrattenga, ecco, un po' gli astanti. Astanti si può dire? Vorrei essere un... Vorrei che si offendesse qualcuno. No, non penso. Mi è scappato, nel caso chiedo scusa in anticipo, ci mancherebbe. Signori, cacciatore pum pum, solo 5 prodotti, 5! Solo 5 prodotti a magazzino e dovete solo telefonare al numero che appare in sovraimpressione, ve lo portate a casa, un bel cacciatore. Quasi quasi chiamo io. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Lei ha subito notato. Non che io abbia bisogno, no, però. No, perché c'entra, cioè, però avere a casa un cacciatore. Cacciatore, guardate le spalle, signori, 1,5 metri di spalle. Alto, pensate l'altezza da questo punto a questo punto, stiamo parlando di 2,42 metri. Sì, un po'. Beh, un signor cacciatore. Mamma. Altezza, mezza bellezza. Come? Altezza, mezza bellezza, come mi insegna lei. Ha ragione. Anche a me, secondo me, altezza e mezza bellezza. Sì. Lunghezza? Mezza bellezza, pure quella, mi credo. Detto questo, io, signori, io qua non ci metterei l'omaggio. Non ci metterei l'omaggio, lei ce lo vuole mettere? No, non mettiamolo. Fermiamoci qui senza omaggio, solo alle prime 5 telefonate. E io invece ce lo metto. Ecco. E io invece ce lo metto. Ma il mio ruolo. Il mio ruolo in questa trasmissione. Guardi un po'. Il dolce forno. Mamma mia. Signori, pensate a quello che potreste fare con questo, solo con l'omaggio. Di dolce forno, quante torte, quante pasticcini, mamma mia. Avete quanti un dolcetti col come? Cacciatore, quanti dolcetti col cacciatore. Oh, insieme, impastare, certo. È tipo quel film, quello dove c'è lei, il fantasma, presente, io già mi ci vedo, io davanti, cacciatore dietro, che insieme impastiamo, mamma che bella. Guardi qua. Alla pelle d'oca? Anche io. Quasi a immaginarmela. Signori, in omaggio solo alle prime 5 telefonate il dolce forno. E attenzione, compreso di mattarello, cucchiaio, spatola, piatti portata, la ciotola portafarina. Assolutamente. E pensate, questo è un dolce forno professionale. Qua mi fa 5-6 torte nel giro di mezz'ora. È assolutamente professionale, valore commerciale a tempi proprio rapidissimo, 8.500 euro solo il dolce forno. Signori, io a questo punto non so cosa aggiungere, no perché abbiamo detto veramente tutto, abbiamo c'è anche, messo c'è anche tutto. Il colino. Dove? E il mattarello, no, l'ho detto, il mattarello, colino, spatola. Signori, allora dovete solo telefonare, certo. E solo alle prime 5 telefonate vi portate a casa il grande prodotto. Ma dove di va? Caccia... Ma torna indietro. E che è preso dalla foca. Preso dalla foca. Agitare così per un colino e un mattarello, eh? Via composta. Benissimo, allora, signora Gina Giorgio, possiamo andare? Io direi di andare, lei cosa dice? Anche io.
Io andiamo, così salutiamo. Andiamo? Ma sì, andiamo. Noi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossimo appuntamento, sempre con me e la signorina Giorgia Tavella. Che meraviglia. Sì. Sì, cosa vuole? È sempre stata così? Sì. Ha fatto le chatouche? No. No? No, non so, perché a me lo chatouche non è che...